dietro. Gruppetto Magliarosa che comprende anche Nicola Conci, mentre adesso alza bandiera bianca Julien Alaphilippe perché si stacca dagli uomini che sono rimasti al comando e sono questi: Pellizzari, Costiù, Scaroni. Sta per essere ripreso dunque Julien Alaphilippe. Molto bravo anche Nicola Conci, De Koenig a cui sta per la sua squadra, è là nel gruppetto di Pogačar. Sì, molto bravo, l'abbiamo visto già nel corso della prima tappa all'attacco e oggi cerca comunque di ottenere un onorevole piazzamento. 30 secondi, questo dice la grafica, è il ritardo del gruppetto Magliarosa rispetto ai tre uomini che sono al comando. Ormai ci siamo quasi, in pratica dove c'è la stazione di partenza della funicolare che porta, della seggiovia meglio, che porta a Montepana, è lì che cominciano gli ultimi due terribili chilometri che portano verso il traguardo a quota 1625 metri. Eccolo qua, curva a destra, e adesso comincia il terribile finale di questa tappa accorciata. Sì, da 202 chilometri siamo passati a 118, ma comunque estremamente impegnativa, anche perché la partenza è stata a tutta nel tentativo di portare via la fuga. Ventidue secondi il vantaggio a 2 chilometri dall'arrivo. È Costiù che cerca di anticipare i tempi, ha guadagnato una ventina di metri di vantaggio il 24enne francese della B&B Hotels Archea nei confronti di Pellizzari e di Scaroni. Fra l'altro, questa salita può essere estremamente insidiosa, Davide, anche nella scelta del tempo. Intanto guardiamo dietro cosa succede con Caruso e Tiberi, che sono sulla ruota adesso di Rafa Umaika. È cambiata appena appena la disposizione rispetto a quello che siamo stati abituati a vedere in questi giorni, nel senso che ora è in quarta posizione Tadej Pogačar. Dunque non è proprio sulla ruota di Rafa Umaika. Perché dobbiamo capire se vuole vincere la tappa o se vuole invece lasciare questo traguardo ad altri. È una sua scelta. Ripreso Costiù, prova adesso ad allungare Giulio Pellizzari. Si volta a Costiù perché sa che alle sue spalle c'è Scaroni e soprattutto sa che possono recuperare su di lui anche per andargli a rubare un piazzamento che sarebbe comunque prezioso. Gli uomini di classifica, quelli del gruppetto con dentro appunto Tadej Pogačar, ora dietro si comincia a perdere pezzi e il primo a perdere contatto è proprio Michael Stoner. L'abbiamo visto anche Aurélien Paré-Pontre in difficoltà ed eccolo che si sposta Maika. Cosa succede? Tadej Pogačar non c'è lo scatto vero e proprio, ma è una progressione che comunque può mettere tutti gli altri in ginocchio. Ancora una volta Timen Arslan era il primo uomo sulla ruota di Daniel Martinez della Ineos Grenadiers. Sembra in difficoltà questa volta Geraint Thomas, è in difficoltà sembra anche Ben O'Connor. Pogačar facile 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 per andare a riportarsi intanto sulla ruota di Christian Scaroni e manca ancora più di 1 chilometro per arrivare in cima. Non ci sono salite difficili per Pogačar, tutto per lui sembra facile. Guardate con quale facilità è andata a riprendere Scaroni. Scusate, permesso, devo passare io, sembra dire Tadej Pogačar, che è andato a riprendere anche Costiù. È rimasto solo un corridore davanti alla maglia rosa e si tratta di Giulio Pellizzari, ma spunta la sagoma dello sloveno alle spalle del marchigiano. 10 secondi appena è il vantaggio di Christian Scaroni. Bravissimo Giulio, comunque vada il più giovane del Giro d'Italia, 20 anni per questo marchigiano che tra un po' forse vedrà al suo fianco la maglia rosa. Adesso sta comparendo anche Geraint Thomas, anzi no, eccolo qua, Thomas è ancora più indietro con Tiberi, con Caruso. Geraint Thomas che dunque oggi potrebbe nuovamente perdere la seconda posizione perché invece non è lontanissimo da Pogačar Daniel Martinez.
lontanissimo, nel senso che nemmeno oggi, così come era stato domenica, ci ha provato a tenere la ruota di Pogacar. Ha rallentato un po' Tadej Pogacar, sta controllando la situazione, adesso deve decidere, vinco o rimango lì. Impressionante. Io credo che un altro elemento di discussione oggi potrebbe essere l'atteggiamento della Movistar, perché già Pogacar ha dimostrato di fare corsa a sé. Se poi gliela servi anche su un vassoio non d'argento ma di oro zecchino come oggi, l'abbiamo detto, ma che deve fare? Cioè, o tira i freni o se no va a vincere. La Movistar ha lavorato per Enel Rubio e abbiamo visto proprio in quel momento, quando Enel Rubio ha parlato alla radiolina, probabilmente ha detto: guardate che io non ce la faccio, cambiamo tattica, e adesso se ne va, altra vittoria probabilmente. Vediamo un po' se riuscirà Giulio Pellizzari a rimanere sulla ruota di Tadej Pogacar. Siamo ormai agli ultimi 700 metri. La faccia è stravolta dal freddo che chiaramente anche lui ha preso, però guardate, in scioltezza, a maniche, con le maniche corte, Tadej Pogacar che si sta avviando verso un nuovo successo di tappa. Bella la reazione oggi di Antonio Tiberi, Molto bella la reazione di Antonio Tiberi, perché recupera sicuramente qualcosa nei confronti di Ben O'Connor, recupera anche nei confronti di Geraint Thomas. Sì, tanto controlla la situazione Pogacar, comunque bravo Giulio Pellizzari, vedrai tra 2 o 3 anni questo corridore, lo vedremo davanti in tante tappe. Anche perché c'era l'incognita, il grandissimo punto interrogativo sul nome di Giulio Pellizzari, sulla tenuta sulla terza settimana. Invece oggi è la tappa che inaugura la terza e ultima settimana, e possiamo dire che questo punto interrogativo, con un soffio di bellezza, lo ha spazzato via Giulio Pellizzari, perché è lì il primo alle spalle di Pogacar. Proprio così, tanto continua a voltarsi, vedete, 40 e sta usando il 30, 40-30 il suo rapporto in questo momento, quando mancano 400 metri. La pianura torna solamente a 80 metri dall'arrivo. Sta calando ancora. Tanto arriva anche Dani Martinez, che sta per prendere Giulio Pellizzari. Martinez che dunque potrebbe guadagnare anche degli abbuoni, e sarebbero utilissimi per il colombiano, il capitano della Bora Hansgrohe, per mettere più tempo possibile fra sé e Geraint Thomas. Ecco, la notizia in negativo di oggi è la difficoltà di Geraint Thomas. Sì, oggi proprio giornata no, soprattutto in questi ultimi 2 chilometri non riesce, come gli era successo 2 giorni fa, di stare con quelli dietro a Pogacar. Eccolo qua Dani Martinez che va a riprendere Giulio Pellizzari, anche Tim Naresman è in difficoltà adesso, invece tiene bene Antonio Tiberi, e questa è vero, uno potrebbe dire a 9 minuti Antonio Tiberi, è vero, ma è comunque in quinta posizione in classifica generale, poteva essere anche una bella botta da un punto di vista psicologico, la sofferenza che ha patito domenica Mottolino sopra Livigno. Antonio Tiberi che invece oggi ha reagito così nella giornata della cinquina per Tadej Pogacar. Eccolo qua, 1, 2, 3, 4, 5, hai fatto bene il conto Pogacar, sono 5. Ha dovuto pensarci. Quante ne ho vinte? Bravo Giulio per la seconda posizione, bravo Giulio, perché allora se non bisogna lasciare niente a nessuno, devi fare altrettanto per la seconda posizione davanti a Daniel Martinez, che dunque prende